Cominciamo nella ciotola la ricotta, un pizzico di sale e lo zucchero e lavoro il tutto con le fruste elettriche. Rompo le uova a parte, così da verificare che siano tutte in perfetto stato, e aggiungo una alla volta al composto e continuo a lavorare con le fruste. Aggiungo la vaniglia, questa è quella che ho fatto io, l'estratto, un cucchiaino di polvere di caffè che enfatizza l'aroma del cacao e continuo a lavorare con le fruste. Setaccio prima il cacao amaro e poi le farine. Aggiungo anche il lievito e setaccio bene tutto all'interno del composto. Via di fruste, facciamo una bella fumera e poi aggiungo il burro fuso a temperatura ambiente. Continuiamo a mescolare così da avere un bel composto tutto ben amalgamato. Aggiungo le gocce di cioccolato, questo naturalmente è a piacere, potete anche saltarlo, e vedrete che il composto risulterà bello sodo, si stacca con pesantezza dal cucchiaio. Imburro uno stampo da plum cake, lo ricopro di carta forno e verso al suo interno il composto. A questo punto in forno a 180 gradi, forno già caldo, per circa 45 minuti. Dopo mezz'ora però fate già la prova a stecchino. Deve uscire pulito e asciutto, a quel punto il dolce sarà pronto. Quindi dopo 5 minuti tolgo il dolce dallo stampo e dalla carta forno, delicatamente, senza romperlo, mi raccomando, e lo lascio freddare completamente. Siccome vi assicuro che il dolce è buono, però bruttino è bruttino, decido di cospargerlo con un po' di zucchero a velo per dargli un aspetto un pochino più chic, diciamo così. Vedete come risulta bello scuro, umido, cioccolatoso, ma allo stesso tempo estremamente morbido e fluffy? Assaggiamo. Primo morso, sì, ci siamo, molto buono. Secondo morso forse serve per essere sicuri sicuri? Eccezionale, buonissimo. Spero che l'idea vi sia piaciuta, fatemi sapere nei commenti se proverete il dolce. Se vi piace il video lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, un bacione e alla prossima!